E allora, Nat, siamo molto felici di approfondire in questo spazio e con la nostra ospite una buona, anzi buonissima notizia. Hai ragione, Ele, con noi Daniela Lastri, consigliere regionale del PD in Toscana, prima firmataria di una mozione a sostegno della legge contro l'omofobia che il Consiglio ha recentemente approvato e che rinnova l'impegno della Regione Toscana in una battaglia che è soprattutto una battaglia culturale. Buonasera, dottoressa Lastri, le diamo il nostro benvenuto ad Oltre le Differenze. Buonasera. Prima di ogni altra considerazione vorrei chiederle di illustrarci i contenuti della mozione. Sì, abbiamo fatto una mozione che interviene sull'omofobia, mettendo in evidenza le tante significative anche risoluzioni da parte degli organismi internazionali, dal Parlamento europeo agli organismi mondiali della sanità, le dichiarazioni universali per i diritti umani, alla nostra Costituzione, insomma, dove appunto si inseriscono una serie di articoli che prevedono temi dell'uguaglianza, dei diritti umani, ma anche quelli delle pari opportunità. Prendendo spunto appunto da tutto questo, abbiamo svolto un insieme appunto di considerazioni che, a partire anche dal nostro statuto della Regione Toscana, che esplicitamente prevede l'articolo 4, prevede appunto il rifiuto di ogni forma di xenofobia e discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale, a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale. E su questo appunto abbiamo richiesto intanto che ci sia da parte del Parlamento nazionale di promuovere la legge contro l'omofobia, che è finalizzata proprio a superare queste situazioni di grave discriminazione e di comportamenti omofobi che si sono purtroppo anche evidenziati anche con episodi particolarmente violenti in questi ultimi tempi, anche se non magari andati sulla stampa nazionale, ma anche nelle realtà locali purtroppo avvisiamo fenomeni anche di violenza, di bullismo fra ragazzi, dove questo tema dell'omofobia purtroppo è all'attenzione. È quello di promuovere appunto una serie di iniziative qui in sede locale, sede appunto di Regione Toscana, per creare una forte sensibilizzazione e promuovere progetti che servono proprio a combattere le discriminazioni e quindi a creare quel clima anche culturale che serve per poter anche reagire a una situazione di violenza che purtroppo si è innescata con una serie di episodi che purtroppo si sono verificati anche nelle nostre realtà. E poi l'adesione da parte della Regione Toscana alla rete REDI, che è questa rete nazionale delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni, perché credo che sia importante che gli enti locali come le regioni siano collegate fra di sé proprio per organizzare anche iniziative comuni su questi temi, in modo anche da far pesare di più, diciamo, la volontà delle istituzioni per combattere le discriminazioni, soprattutto quelle sul tema dell'orientamento sessuale. C'è un aspetto in particolare della mozione che impegna la giunta regionale a promuovere iniziative per sensibilizzare i giovani contro l'omofobia a partire proprio dalla scuola. I dati emersi dal rapporto Arcigay sul bullismo omofobico in effetti ci invitano a tenere alta la guardia. Avete già programmato degli interventi specifici al riguardo? Un'altra cosa che stiamo appunto cercando di promuovere è quella di inserire all'interno della percentuale delle ore che sono, diciamo, a carico delle regioni per le scuole, delle ore disponibili sulla formazione dei progetti educativi, fare in modo che all'interno di quelle ore disponibili dare un indirizzo alle scuole perché alcune di queste ore si possano utilizzare per fare progetti sugli stereotipi di genere, quindi per combattere gli stereotipi di genere e quindi aiutare fin da piccoli i bambini a riconoscere le discriminazioni e quindi a combatterle anche quando, diciamo, sono un po' più grandi, e quindi fare in modo che possano crescere ed essere formati con quegli elementi di maggiore consapevolezza affinché non si sviluppino appunto orientamenti omofobi o comunque orientamenti violenti verso il diverso, verso l'altro. Tra gli impegni presi con l'approvazione della mozione c'è anche quello di promuovere una specifica campagna di comunicazione contro l'omofobia. Di cosa si tratta esattamente? Quello che noi appunto vogliamo fare con questa mozione è quello di stimolare la stessa giunta regionale ad aprire una campagna vera e propria su questi temi, quindi promuovere una campagna di comunicazione, inserire all'interno delle scuole una serie di progetti che servono proprio per aiutare e sostenere queste campagne, facendo delle vere e proprie iniziative di coinvolgimento dove i ragazzi sono protagonisti di queste campagne. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Lastri per essere stata con noi e quindi anche ovviamente
ovviamente per il suo intervento e, ahimè, diamo spazio alla hit delle castronerie. Tanto si sa che non si può evitare. Ah, ho fatto anche rima. Accidenti, Eleonora, così mi sorprendi. Questa settimana non devo nemmeno insistere. Vedi, sono brava. Sai come si chiama? Come si chiama? Rassegnazione. Sono ormai rassegnata alla castroneria. Guarda, togliamoci sto dente e non se ne parla più. Questa volta andiamo a Udine. Strano, ci siamo mandati, Dove si è scatenata una polemica intorno ad un progetto di Arci Gay nelle scuole, appunto, a cui il presidente della provincia, Pietro Fontanini, ha negato il patrocinio. No, dai, anche la provincia ora ci si mette. E perché? Cioè, scusa, io so che è un progetto che ha coinvolto non solo molti docenti e studenti, ma che ha anche avuto il benestare di Napolitano e della Carfagna, proprio per la sua utilità. Quindi, dov'è il problema, Fontanini? Indovina. Fontanini questo progetto lo ha definito subdolo. Subdolo, strisciante. Perché promuoverebbe la diffusione dell'omosessualità. Hai capito, Eleonora? Secondo questo genio, l'Arci Gay entrerebbe nelle scuole quatto quatto, zitto zitto, e con l'inganno, con la scusa di fare informazione contro le discriminazioni, così genericamente, poi zac. Ma zac che è? Hai capito, no? Dai, diffonde l'omosessualità. Ma dai, ha il virus LGBTQ, è il contagio, ma è quello che avrei dovuto subire io, che tra l'altro non ho subito dopo tante puntate che, insomma, sei che andiamo in onda, quindi sono resistente. Tu hai gli anticorpi. Forse mi hanno somministrato un antibiotico e non lo so, c'è un vaccino? Esiste un vaccino allora? Vabbè. E il contagio in questo caso come avverrebbe? Cioè, le dinamiche quali sono secondo Fontanini? Cioè, attraverso le parole? Fammi capire. Sì, attraverso le parole. Ma dai, davvero? Sì, attraverso questi incontri. Fontanini? Lei mi delude. Cioè, del resto, Eleonora, cosa ci si poteva attendere da uno che tempo fa aveva addirittura suggerito, pensa che idea geniale, per i disabili classi dedicate? Beh, dopo questa direi che è arrivato il momento di prendersi una pausa. Te che dici? Assolutamente, ecco. Sì. Ma voi restate con noi perché indovinate un po', chi non resta con noi è a rischio contagio da virus LGBTQ. Tremate, gente! Ti sei mai chiesto se una persona disabile ha desideri affettivi e sessuali? Scoprilo con il Kama Sutra dei disabili di Gabriele Viti, il libro che infrange il tabù della sessualità per i disabili con approfondimenti scientifici e ironiche illustrazioni. Un testo rivolto a tutti e acquistabile solo online sul sito www.gabrieleviti.org a solo 10 euro. Il Kama Sutra dei disabili. Non siamo angeli, anche noi abbiamo un sesso.